Agli italiani non piace farsi controllare dall'oculista. Secondo una recente statistica resa nota da ADN Cronos Salute, la maggior parte della gente diserta i controlli della vista. Il dottor Giuseppe Mingrone è uno degli specialisti calabresi più quotati del settore e ci riceve all'interno del Minerva Surgical Service, un centro medico-chirurgico di primissimo livello che fa di Catanzaro una città di riferimento oculistico per la regione e per l'Italia meridionale. Qual è lo stato di salute dei nostri occhi? Allora, lo stato di salute dei nostri occhi è buono. Diciamo che oggi c'è molta più attenzione verso la vista in generale, perché ci sono importanti programmi di screening nelle scuole quando parliamo di bambini, di ragazzini, e lo stesso per gli adulti, perché la televisione oggi aiuta con servizi quasi quotidiani e focalizza l'attenzione sulle patologie più frequenti. Per cui direi che lo stato di salute è buono, perché il cittadino comunque si fa visitare anche se non va volentieri dai medici, questo vale per tutti i campi, anche l'oftalmologia. Si viene quando si ha bisogno, però dell'oculista si ha quasi sempre bisogno, perché o da piccoli o quando si diventa molto grandi è facile che il paziente abbia necessità di un controllo. Quindi direi che i pazienti, almeno anche qua a livello locale, si fanno controllare. È naturale. Siamo in controtendenza. Che forse il calabrese sta attento, ecco così. O comunque a Catanzaro ci sono delle importanti campagne di screening da parte dell'ASL, promosse dall'ASL, promosse dalle scuole con dei progetti locali, per cui si ha attenzione. Intanto negli ultimi anni c'è stato un invecchiamento della popolazione maggiore rispetto a quella delle generazioni passate, quindi dobbiamo tener conto di una variabile degli ultimi 100 anni. Quindi alcune patologie oculistiche quasi sconosciute o descritte nei libri negli anni 50 oggi sono la prassi, anzi sono diventate le patologie più frequenti, per esempio quelle degli anziani. La vita media era più corta prima della guerra, la vita media dopo gli antibiotici, dopo l'attenzione, gli sviluppi tecnologici della medicina che è andata avanti, hanno portato all'allungamento della vita e quindi al comparire di nuove patologie. Lo stesso il benessere ha favorito l'attenzione verso i minori, verso i piccoli. Diciamo che già 2-3 generazioni fa era quasi impossibile che un bambino venisse sottoposto a visita oculistica. Oggi invece è la prassi, è la regola, i pediatri, i medici di base seguono delle linee guida per cui indirizzano il paziente dallo specialista, ed è facile, quindi più facile rispetto a prima, accorgersi precocemente di alcuni tipi di patologie. Ecco, a proposito, quali sono le patologie in assoluto più ricorrenti e quelle nella proiezione della fascia anagrafica? Allora, quelle in proiezione sicuramente sono le patologie degenerative della retina, perché l'anziano diventa sempre più anziano e ha più necessità rispetto a prima di essere corretto bene. L'allungamento della vita, la qualità della vita permette di fruire di alcune innovazioni tecnologiche, per cui l'intervento di cataratta non si fa più quando si è, che è l'intervento più frequente, è l'intervento più eseguito al mondo, l'intervento di cataratta, ed è quello più eseguito al mondo intanto perché il paziente ha necessità di vedere per molti più anni rispetto a prima. E poi c'è proprio un'attenzione anche di tipo lavorativo, cioè oggi una persona di 75-80 anni spesso ancora in età è attiva. La patologia invece più frequente nel bambino è la patologia refrattiva. Gli strabismi sono quasi scomparsi, perché si è molto più attenti e lo strabismo si corregge con una accurata prevenzione, con l'attenzione poi dei genitori verso la patologia, per cui oggi nelle scuole forse la metà dei bambini oggi ha gli occhiali. Se guardiamo le fotografie degli anni 30, bambini con occhiali non ce n'erano nelle fotografie. Oggi è facile, andando a prendere i nostri figli a scuola, verificare che quasi tutti i bambini hanno gli occhiali. Oggi per i ragazzi è completamente diverso. A parte i social network, la televisione che è diventata disponibile 24 ore su 24, i ragazzi non fanno altro che continuare i loro studi, perché utilizzano dei mezzi informatici completamente diversi, utilizzano per scopo ludico qualcosa che comunque affatica la vista, per cui
continuano ininterrottamente da quando si svegliano a quando vanno a dormire, e spesso si addormentano col telefonino in mano, sforzano la vista. Quindi sicuramente c'è una patologia indotta. Poi esiste tutto il capitolo della patologia refrattiva, insomma il capitolo di altri tipi di patologie che però sono nella fascia intermedia. Diciamo che l'oculista vede di più bambino e anziano. Questi sono gli utenti più frequenti. C'è nel suo campo qualche conservante naturale o chimico in grado di aiutare il mantenimento di alti livelli di vista? Sì, diciamo che ci sono degli studi che dicono che un corretto stile di vita ovviamente aiuta. Sembra una banalità, per fortuna i media non fanno altro che sottolineare l'utilizzo di vitamine, l'utilizzo di una dieta, l'utilizzo dell'esercizio fisico, abitudini che sono diverse da quelle che ho descritto io per i bambini, abitudini corrette portano una conservazione della vista. Contrariamente a quanto si pensa, perché noi siamo portati a demonizzare oggi l'alimentazione, siamo portati a demonizzare l'ambiente che è inquinato e così via, i dati parlano di un allungamento della vita, quindi comunque le nostre abitudini sono cambiate, però sono migliorate. Oggi è molto più facile dedicarsi alla vista con l'utilizzo di integratori, con l'utilizzo di sostanze che possono conservare. Quando è che la prestazione ambulatoriale finisce e necessita l'intervento chirurgico? In oculistica sono strettamente integrate, perché in oculistica esiste la parte ambulatoriale, la parte parachirurgica e la parte chirurgica. La parte chirurgica senza dubbio rappresenta la parte finale, quindi il 70-80% dell'attività di uno specialista, di un oculista è medico, per fortuna è medico. Inevitabilmente però, per quei motivi di cui parlavamo prima, si finisce alla chirurgia, ma è una branca comunque che è diventata lentamente ambulatoriale, quindi comincia come branca separata, quindi parte ambulatoriale e parte chirurgica relegata negli ospedali, nei grossi centri di cura. Questa è storia fino agli anni 70, era così, per trasformarsi lentamente dagli anni 80 fino ad oggi invece in una branca strettamente ambulatoriale che si è trasformata in una branca ambulatoriale chirurgica. La parachirurgia ovviamente viene sempre svolta o quasi sempre svolta negli ambulatori, perché come abbiamo detto all'inizio la branca chirurgica, la branca oculistica è una branca ad altissimo impatto tecnologico. Quindi le più grosse forse rivoluzioni in medicina che ci sono state sono avvenute in oculistica, in cardiologia, in urologia, in tutte quelle branche che hanno potuto godere di progressi tecnologici importanti. L'oculistica per fortuna è una di quelle, quindi godono molto i pazienti di questi benefici e anche noi specialisti che siamo notevolmente aiutati dalle macchine. E la nostra curiosità professionale non può che indurci a chiederle di farci vedere qualcuna di queste macchine sofisticate e preziose. Ci trasferiamo in un'altra parte del centro. Ci troviamo in uno degli ambulatori del centro dove è presente una macchina molto sofisticata che è l'OCT. L'OCT è quella che definiamo banalmente, lo definiamo per i pazienti, ovviamente è un acronimo molto complesso in inglese, quindi per semplicità noi diciamo che è un attack dell'occhio. È una macchina che permette di mettere in evidenza alcune patologie che all'oculista possono sfuggire. Per esempio in questa immagine, l'immagine di un paziente che ha una forma di glaucoma precoce, è un giovane, per cui è una persona che facilmente può sfuggire ad un'attenta analisi. Per cui la macchina in queste zone rosse ci mette in evidenza delle zone del nervo ottico che non funzionano. Questa è una macchina fondamentale per lo studio delle patologie retiniche, quindi fondamentale lì dove non arriva l'occhio umano. Questa è una piattaforma refrattiva, cioè chi deve essere sottoposto a interventi di chirurgia sofisticati giova dell'utilizzo di questa macchina, perché permette di fare un trattamento personalizzato
Trattamenti vengono definiti customizzati, cioè ogni persona ha una sua forma dell'occhio e quindi del corpo che va analizzata, studiata e quindi corretta nella maniera migliore. Questo può avvenire solo con dei software molto avanzati che permettono di correggere il difetto visivo per come voluto dallo specialista e per come desiderato dall'utente. Poi ci sono dei laser retinici. I laser retinici sono macchine, anche queste nascono negli anni 80 ma sono state perfezionate negli ultimi anni e permettono di evitare che la retina si stacchi, permettono di curare fori retinici, patologia insomma che un tempo dava grossi problemi e che andava inevitabilmente incontro a un trattamento chirurgico. Ora invece questa è la parachirurgia di cui si parlava prima. Negli altri ambulatori ci sono macchine ancora più sofisticate, c'è il fluorangiografo retinico, anche questo serve per la patologia retinica, permette di acquisire le immagini del fondo oculare, la struttura diciamo dell'occhio più delicata e anche più difficile da esplorare. Questa macchina lo fa con mezzi di contrasto, anche questi, alcuni già utilizzati da tanti anni, alcuni invece nuovi come il verde d'indocianina. È una metodica abbastanza semplice, però prevede una minima invasività e c'è la necessità dell'anestesista che in questo centro abbiamo per la sicurezza dei pazienti. Ci troviamo nel cuore pulsante della Minerva. Che tipo di operazioni si possono fare? Allora, tutte le operazioni in oculistica. Intanto perché queste sale, ce ne sono ben tre, sono delle sale che sono state autorizzate, sono delle sale operatorie con diciamo alta tecnologia e molto molto sicure. Questa è la sala, diciamo, che abbiamo destinato alla chirurgia minore, ma non per importanza, ma semplicemente per una questione di tempi, ed è la sala dove facciamo chirurgia palpebrale, dove ci occupiamo del trattamento del cheratocono. È montata la macchina per il trattamento del cheratocono, che è una degenerazione della cornea, patologia tipica del giovane, e questa è anche una tecnica recentissima di parachirurgica e chirurgica per alcuni aspetti, ed è una tecnica che va fatta in sala operatoria. Direi che tutti gli interventi, anche l'intervento più banale, una piccola cisti, qualunque problema, anche sciocco della pelle, della zona peripalpebrale, va trattato per sicurezza in sala operatoria. Questo è un secondo ambiente, un ambiente chirurgico più grande, più spazioso. Qui lo destiniamo agli interventi di cataratta, agli interventi sulla retina. La differenza chiaramente qua è l'utilizzo del microscopio e di macchine molto avanzate, molto sofisticate, tipo il phacoemulsificatore, il vitrectomo, macchine che permettono di trattare sia la patologia retinica sia la patologia del segmento anteriore, cioè della parte più superficiale dell'occhio. Abbiamo qui, e qui si vede, una macchina anestesia. Anche se diciamo gli interventi in oculistica vengono effettuati quasi esclusivamente in regime ambulatoriale con anestesia locale, addirittura con delle gocce, per una questione di sicurezza abbiamo voluto nel centro che ci fosse un'attrezzatura completa, per cui la macchina anestesia, che noi ci auguriamo di non utilizzare mai, ovviamente è presente sempre per una sicurezza del paziente, come defibrillatore, come tutte le macchine che però ovviamente è la normativa che ci impone. Quindi alto livello di sicurezza vuol dire alto standard, che non sempre corrisponde con alti costi per il paziente, però sicuramente per un grosso impegno da parte del chirurgo o comunque di chi organizza la sala operatoria. Questa invece è la nostra macchina che diciamo ci permette di trattare i difetti visivi, è il laser ad eccimeri. È una macchina che il nostro centro è presente e fissa, cioè non utilizziamo dei servizi esterni, perché è una macchina molto molto delicata, le ottiche è bene che non si muovano, quindi abbiamo sempre, per filosofia, abbiamo scelto di avere una macchina recente.
ed è integrata con quella apparecchiatura che abbiamo visto prima, che ci permette di fare i trattamenti customizzati, i trattamenti personalizzati. Questo rappresenta un passo in avanti nella chirurgia refrattiva, perché ci si può spingere a, diciamo, a trattare difetti visivi che qualche anno fa non erano nemmeno ipotizzabili lontanamente. Oggi invece è diventato più facile. A questa macchina si associa un'altra macchina, che è laser a fento secondi, molto, diciamo, pubblicizzata in quest'ultimo anno, che è una macchina che permette di eseguire gli stessi tipi di intervento, però senza dolore. È una macchina aggiunta, ed è una macchina che spesso viene utilizzata anche per il trattamento della cataratta. Anche qui, con una macchina che è una macchina svizzera, della Zimmer, diciamo, effettuiamo questo tipo di trattamento. Quali sono le caratteristiche che fanno del Minerva Surgical un centro d'eccellenza? Beh, l'eccellenza deriva intanto da aver rispettato tutte le norme tecniche e tutte le direttive dell'ASL, della Regione Calabria, che ci ha autorizzato. La commissione di Crotone è venuta diverse volte qui, il processo autorizzativo è durato diversi mesi, però siamo contenti, insomma, di aver rispettato gli standard d'eccellenza. Quindi non posso definire il mio centro un centro di eccellenza perché l'abbiamo costruito, ma semplicemente perché l'abbiamo organizzato secondo le direttive. Quindi è come se fosse un piccolo ospedale. Devo dire che nella provincia di Catanzaro siamo sicuramente gli unici che abbiamo ottenuto fino ad oggi l'autorizzazione. Io mi auguro che anche altri colleghi si allineino a questa filosofia, che è giusta e corretta, soprattutto per la salute del paziente. In questo ambiente, per esempio, noi abbiamo voluto qualcosa in più rispetto alla normativa. Nel rispetto della privacy abbiamo la possibilità di far controllare al paziente, a qualche medico che viene, a qualcuno che vuole apprendere anche delle tecniche chirurgiche, di controllare tutto quello che viene fatto in sala. Capita sempre più spesso di operare un minore, ed è giusto, insomma, che il genitore, che ovviamente per questione di sicurezza non può entrare in sala operatoria, segua l'intervento. Non è una novità, però sicuramente un'attenzione nei confronti del paziente. Al medico cambia veramente poco, poi nella piena trasparenza non vedo perché l'operato di un medico non debba essere, diciamo, visibile, quindi questo è giusto. Ma questa è una delle tante particolarità, come il rispetto per esempio dei percorsi, il pulito e lo sporco, le opere di sanificazione, l'impianto dei gas medicali, tutto ciò che è sicurezza, anche, diciamo, l'aria condizionata. Banalmente, l'aria condizionata non è l'aria condizionata alla quale noi siamo abituati nei nostri uffici, deve essere sanificata, ci sono macchine molto particolari e noi siamo contenti di averlo fatto. Abbiamo avuto anche la visita dei NAS, come è giusto che sia, e i NAS, devo dire, ci hanno fatto i complimenti, quindi è anche stato un motivo di orgoglio, quindi essere a posto, essere in regola, è una grande soddisfazione. Dottore, la scelta di operare nel privato anziché nel pubblico? È una scelta intanto familiare, perché mio padre, che ha operato per tantissimi anni in questa città, mi ha sempre consigliato di dedicarmi alla libera professione per questione di libertà. Questo poi ha coinciso con un aspetto di cui si è discusso, cioè del fatto che la tecnologia costa, e quindi gli ospedali, è triste dirlo, però oggi subiscono fortemente condizionamenti economici. Poi anche per una questione personale, a me piace poter disporre della tecnologia ultima, mi piace poter disporre anche di personale umano, che altri specialisti che magari fanno, diciamo, adottano alcune tecniche recenti e che lavorano nel privato e quindi magari possono venire qui e possono lavorare qui. Ecco, l'oculistica a Catanzaro in particolare
ha avuto sempre un suo certo fascino sì. E anche un anche spessore culturale, insomma. Esatto. Sia, diciamo, il reparto ospedaliero dal professore Pedro Sillo, compianto professore Pedro Sillo, che è scomparso l'anno scorso, che ha lasciato una grande scuola di cui oggi è erede il nostro primario, il dottore Turturo, e come nell'università, dove la famiglia Scorcia da molti anni, insomma, lavora egregiamente supportando, diciamo, noi privati. Ecco, in questo quadro il Minerva come si inserisce? Come una punta di diamante? Ma no, la punta di diamante, diciamo, sarebbe un po' presuntuoso, però sicuramente siamo all'altezza siamo della liberi, tradizione. Siamo liberi, forse siamo all'altezza della tradizione, sicuramente possiamo aiutare, diciamo, sia specialisti che pazienti. Comunque siamo una realtà unica. Le tariffe di approccio a questa struttura privata le sono... Le tariffe, diciamo, intanto sono in linea con le tariffe nazionali, con una particolare attenzione, diciamo, alle fasce più deboli, quindi sia gli anziani che i bambini vengono comunque, diciamo, trattati con dei parametri molto molto vicini a quelli dei ticket nazionali, per cui le visite senza dubbio sono abbordabili. Gli interventi chirurgici noi per scelta facciamo pagare poco più rispetto a quanto è stabilito dai DRG, che sono, diciamo, le direttive nazionali. Un intervento di cataratta oggi di DRG costa 886 euro. Un intervento di cataratta costa poco di più nel privato, ma fondamentalmente il paziente paga la protesi che poi porta a casa, quindi, diciamo, c'è la soddisfazione di aver operato il paziente, che può seguire anche il medico che lo ha sempre, diciamo, aiutato, che lo conosce. Ecco, questo, quindi la soddisfazione di concludere un processo che inizia con una visita e magari si completa con un approccio chirurgico.